Sabato 22 luglio alle ore 21 al Teatro di Stefano, avrò il piacere di dirigere il concerto sinfonico della stagione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. Questo concerto vede un'alternanza di una parte legata alla tradizione e una parte legata all'innovazione. Seguiremo. Voglio farvi un po' una piccola presentazione di quello che ascolteremo. È un concerto particolare, è un concerto sinfonico che chiaramente alterna una parte un po' della tradizione e una parte dell'innovazione. Perché parlo di tradizione e innovazione? Perché la tradizione è stata affidata a un compositore, probabilmente forse uno dei più grandi melodisti della storia, la figura di Čajkovskij, compositore russo che a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primissimi del Novecento ha sviluppato una linea melodica, una cantabilità che tutti ci ricordiamo. Quindi parliamo di tradizione perché ascolteremo due dei suoi capolavori. Nella prima parte del concerto, la Serenata Opera 48 per archi, un lavoro del 1880. Nella parte centrale invece c'è l'innovazione. L'innovazione perché la direzione artistica, che ringrazio per l'invito, ha avuto la lungimirante idea di affidare un pezzo in prima esecuzione assoluta, di commissionare un pezzo in prima esecuzione assoluta ad Andrea Ferrante, compositore siciliano e docente al Conservatorio di Trapani. Andrea Ferrante che ha sviluppato un pezzo in tre movimenti, intitolato Black Powder, che verrà concluso dal brano di Valeria Maria Ferrante, che è il figlio di Andrea. Che ha trovato un po' la conclusione del percorso creativo del padre, un po'. Concludiamo il concerto nella seconda parte con un ulteriore brano straordinario, sempre di Čajkovskij, è la suite tratta dal balletto Lo Schiaccianoci, l'opera 71A. Vi aspettiamo sabato sera al Teatro di Stefano, Villa Margherita, Trapani. Grazie.